Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Kirby's Adventure Wii. In questa puntata entreremo nel quarto mondo, il Monte Meringa, e svolgeremo il primo livello, contenente solamente 3 ingranaggi. Penso che sarà veramente una passeggiata, d'altronde signori, i primi livelli sono sempre così semplici. E abbiamo voluto comunque ora iniziare a registrare di nuovo Kirby's Adventure Wii per terminare anche questo bel let's play. E d'altronde signori, ora con la fine della nostra guida di New Super Mario Bros. 2 dovevamo pur caricare qualche nuovo video. Ma non temete comunque, terminati i progetti che abbiamo in corso, Pokémon XD e tutti gli altri progetti, andremo avanti con nuove guide. Quindi questo è un momento un po' particolare perché con l'entrata al liceo abbiamo veramente tutti molti compiti e scusateci se in alcune settimane non riusciamo a chiudere tutti i buchi che abbiamo nei giorni della settimana. Quindi perdonateci, noi ci impegneremo, però mi raccomando, abbiate un minimo di tolleranza. Comunque questo livello devo dire che è veramente semplice, basta prendere sia il potere ghiaccio che il potere fuoco in alternanza per riuscire a distruggere determinati tipi di blocchi. Ecco, quindi se prendete quello fuoco riuscirete a distruggere i blocchi di ghiaccio e così via, è solo questa la particolarità del livello, per cui non c'è veramente niente di difficile. Anzi, mi sembra che sia veramente molto molto semplice, quindi andate sul sicuro signori, come sempre. Ed il Monte Meringa, d'altronde, è anche uno dei monti più belli ed originali di Kirby. Superato il mondo dove c'è l'acqua, guardate, ormai tutti i livelli ci sembrano facili. Quei livelli sono talmente odiosi che veramente è una cosa spaventosa. Comunque, vediamo un po' quali altri nemici ci imbatteremo. Qui c'è un nemico lottatore, ecco, il potere lottatore penso sia la prima volta che lo incontriamo nel gioco. Penso sia... Oh, mamma! Ma quale sorte di nemici adesso si inventeranno? I maialini sopra dei Waddle Dee. Oh mamma, i produttori si sono veramente bevuti un cicchetto, signori. Bene, rinasciamo un po' con Waddle Dee. Se vi chiedete perché lo sto usando, è molto semplice. Ho voluto alternare i vari personaggi del gioco. Ma poi penso che ritornerò a Kinder Ed o forse a Kirby Giallo. Devo ancora vedere perché il gioco offre molte possibilità, quindi perché non provarle tutte d'altronde. E inoltre il potere lancia è anche un potere molto utile. Non è come il potere Frustas, che sarebbe stato ancora meglio, però va bene, non vi preoccupate. Ce la faremo anche così. Entriamo quindi in questa porta. Siamo già a quota un ingranaggio, ne mancano solamente 2 e sono veramente molto semplici da raggiungere. Basta semplicemente decidere la traiettoria del cannone correttamente. Quindi andiamo sempre più in giù, oplala, e adesso qui vicino dovremo trovare il nostro ingranaggio. Attenzioni e opla! Facciamo un altro giro, dosiamo bene il tempo e raggiungiamo così anche quest'altro bell'ingranaggio. Il secondo, signori, di questo livello. E il terzo non è lontano dal primo, infatti lo troveremo veramente molto vicino al secondo. Coraggio, coraggio, Kirby, ce la puoi fare. Vediamo un po'. Forse teniamoci piuttosto bassi, che potrebbero esserci tesori nascosti. Se forse dovremmo colpire, vedete, quel cannone esattamente lì sotto. Qualcosa mi dice che la strada è giusta e riusciamo a finire in una parte del livello segreta. Banane? No, le banane non ci servono a questo punto. Però c'è una porta che sembra essere segreta. Forse sarà proprio qui che sarà nascosto l'ingranaggio. Chissà. Forza, prendiamo bene la rincorsa. Oh, un mega nemico. Colpiamo la raffica e risputiamo tutto. Forse, signori, sì, è proprio qua. Otto, oddio, attenti alla gelatina. Coraggio, coraggio, coraggio. Tutto va troppo lì, va troppo bene. Ah, già l'abbiamo ottenuto, il terzo, signori. Abbiamo preso tutte le sfere di energia. È finito tutto liscio come l'olio, veramente, signori. Non è stato veramente un problema. Attenti, lì c'era il potere microfono, che era un potere veramente molto molto forte. Soprattutto perché ci permette anche di sbaragliare vari nemici. E prendiamo il potere urla. Questo potere è un potere limitato, non lo si potrà usare tutte le volte, ma soltanto ben 3. Il nostro signor Lorenzo ne ha già sprecata una e man mano che si va avanti diventerà sempre più forte. Vediamo un po', a questo punto ne mancano solo 3 ed ecco già il secondo urlo. Questo batuffolo rosa non smette mai di sorprenderci ed ecco signori un boss, il mega cavaliere.
A questo punto sferriamo il terzo urlo, il più potente, e lo mandiamo subito a metà vita. A questo punto colpiamolo, ma attenzione, il suo scudo riesce a sbaragliare anche gli sputi del nostro caro amato Kirby, come potete vedere. Solo la lancia del nostro amico Waddle Dee ha permesso la vittoria. Ed ecco il signor Kirby assorbire anche il potere spada, uno dei poteri più forti del gioco. Ma a quanto pare ci servirà anche l'aiuto del potere frusta, un altro formidabile potere per prendere oggetti nascosti tra le pareti. E opplala, un up è nostro. Continuiamo quindi verso la retta via e concludiamo questo bellissimo livello. Forza, 1, 2, 3, salta! Coraggio signori, opplala! Speriamo di ottenere un bonus... Oh, perfetto, un bel bonus di squadra. Molte monete in più, speriamo almeno di ricevere un bel 1-up. No, no, ancora non ci siamo riusciti, dovevamo averne un po' di più. Peccato. Però almeno il primo livello del Monte Merinda è completato con successo. Andiamo subito quindi con il secondo livello. Noi non abbiamo sbloccato neanche niente, quindi non c'è molto da dire. Allora, chissà in questo livello un po' che cosa troveremo. Chissà. Ah, mi ricordo di questi nemici. Mi ricordo che in Kirby 64 davano il potere volo. Però penso che il potere volo in questi giochi di Kirby sia andato sempre di più a scomparire. Ma la cosa mi rattrista un po' perché è anche un potere molto versatile. Adesso, signori, non mi ricordo dove è scomparso, con quale gioco esattamente. Però mi ricordo che era un potere veramente molto simpatico e versatile, perché Kirby si trasformava in una specie di pennuto. Ed era molto simpatico. Ah, guardate, signori, i livelli ghiaccio sono sempre stati i miei preferiti. Perché mi ricordo in tutti i giochi di Kirby c'erano sempre cose che te li facevano apprezzare. Come ad esempio in Kirby 64, mi sembra. Se si univano due poteri ben precisi, mi sembra il potere ghiaccio con il potere lama, si otteneva il potere pattini. E allora vedevi il nostro Kirby sfrecciare tra il ghiaccio facendo i tripli Axel a non finire. Insomma, i produttori hanno sempre fatto male, penso, questi giochi di Kirby. Questi livelli. Forse l'atmosfera, forse i nemici. Comunque hanno veramente qualcosa di particolare. Ecco, col potere ninja dovremmo avere... Ah, accidenti, già l'abbiamo perso. Forza, Kirby. Oh, l'abbiamo ripreso. Con il potere ninja è un potere ottimo perché è un potere che prende i nemici nel corpo a corpo e lancia anche degli shuriken da distanza, quindi può essere un potere molto molto utile. Diciamo che si è andato sempre di più ad evolvere perché nei primi giochi di Kirby era un potere molto molto banale, quindi era molto restrittivo, infatti non potevi farci veramente niente con questo potere. Oh no signori, ci serve il potere fuoco qua, dovremo azionare la miccia di un cannone. Per fortuna però i nemici sono sempre ritrovabili, quindi non corriamo alcun rischio. Attenzione Kirby, attenzione a queste brutte stalle. Ah, accidenti, ancora una volta. Forza, dobbiamo dosare bene il salto. Ce la possiamo fare. Attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo un po'. Passiamo quindi per questa piccola via ed è arrivato il momento di azionare il cannone. Forza, io sono già pronto alla rincorsa. 1, 2, 3... Attenzione, no, quasi. Questo deve essere un momento frenetico. Perfetto. La miccia del cannone è attiva e i nostri eroi si apprestano a raggiungere il tanto agognato cannone. È vicino, signori. Ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Mi ricordo che con i cannoni ho sempre avuto un'esperienza alquanto... Non abbiamo avuto un rapporto tanto pacifico perché li odiavo più non posso. Non riuscivo mai a raggiungerli in tempo. Però diciamo che li hanno resi un po' più simpatici, un po' più semplici da raggiungere. Forse se vogliamo sono diventati sempre meno complessi. Prendiamo un po' di cibo e otteniamo il primo ingranaggio di questo livello. E adesso quindi curiamo il nostro amico Waddle Dee e riprocediamo sulla retta via. Quali altri nemici incontreremo? Vediamo un po'. Le gelatine. Attenzione. Sono veramente brutti come nemici perché con tutte queste condizioni, gli stalagmiti di ghiaccio che cadono dal tetto e nemici che ti saltano addosso, è veramente una situazione alquanto critica per i nostri eroi. Bene, siamo quasi... non siamo neanche a metà purtroppo. Però forse ho la netta sensazione che qui ci sarà un potere speciale di Felix Felix, non vorrei sbagliarmi ovviamente. Però strano, mi sembrano qua per essere 4 ingranaggi, non ne abbiamo ancora ottenuti 3, mi sembra un po' strano. Ah! Adesso mi ricordo! Lo scarpone, signori, lo scarpone, quanti brutti ricordi, guardate. È veramente difficile usarlo. Innanzitutto è a tempo, va bene. Se cadiamo sopra un nostro amico, lo mandiamo KO, non lo mandiamo KO, ma gli leviamo veramente un bel po' di danni.
e dovremo stare attenti a compiere salti correttamente sopra i nemici per raggiungere quindi le estremità più avanzate. Attenzione. Inoltre questo scarpone ci servirà anche per superare le stalagmiti. Attenzione, ce l'abbiamo fatta. Per fortuna il gioco ce ne concede subito un altro. E questo è il vantaggio. Quindi riprendiamo con il nostro scarpone il cammino ed entriamo quindi in questa piccola porta. Attenzione, dobbiamo fare tutto alla perfezione. E una volta superato questo piccolo pezzo riusciremo a raggiungere il secondo ingranaggio di questo livello, per fortuna. Ce l'abbiamo veramente quasi fatta. Oddio, io non potrei più essere ridotto peggio. Il caro amico Kirby mi ha veramente ridotto a vita rossa. Coraggio, continuiamo. Attenzione a saltare correttamente sopra le palle di neve che potrebbero essere la vostra rovina. Ecco, attenzione anche a questi nemici roccia. Allora, a questo punto, sì, prendiamo il potere pietra, ci potrebbe essere utile, e raggiungiamo la prossima porta. Vediamo un po'. Quindi adesso prendiamo il potere pietra e prendiamo lo slancio. Forza Kirby! Bene, abbiamo assunto la trasformazione statua muscolosa. Attenti però a non finire nell'incrocio con i cannoni. Questi livelli sono ricchi di insidie. Forse potremmo anche trovare delle trappole, signori. Scusate per questo raffreddore, perché mi è piombato un po' da penso da alcuni giorni. No, ho fatto una cura con delle vitamine. Ora scusate, non c'entra molto. Vabbè, avevo fatto una cura con delle vitamine, ma adesso l'ho smessa e subito, vedete, ti prende il raffreddore. Attenzione a non cadere in questo strapiombo, mi raccomando, attenzione. E adesso entriamo quindi in questa bella porta. Allora, qui dobbiamo semplicemente distruggere questo ceppo di legno. Ah, mancato! Le 8 tonnellate sono andate... non sono andate a buon fine. Bene, c'era soltanto del cibo, purtroppo. Mi sarei aspettato qualcosa di più, però... Ah, signori, sì, mi sa che è proprio arrivato il momento del boss. E a quanto pare, signori, ci siamo. Incontreremo uno dei boss di questi livelli. E indovinate un po', è un boss speciale, Super Bonkers. Forza Bonkers, fatti sotto. Dio, quest'aura malefica è veramente terrificante. Ma potere raggio più potere lancia sono un mix bestiale. E adesso a questo punto Bonkers dovrebbe essere già allo stremo delle sue forze. Riacquistiamo il potere lancio ed eliminiamo Bonkers nemico. Ed otteniamo, signori, un potere speciale di Kirby, il potere martellone. Uno dei poteri più forti del gioco di Kirby. È veramente un potere carino e veramente di facile controllo. Cioè, è veramente divertente, no? Kirby sfodera con tutte le sue forze un imponente martello capace di distruggere blocchi e nemici. Ed inoltre, mi piace molto il vestito, ma penso sia uno dei vestiti tipici della tradizione giapponese. Sono tutti questi origami, questi filamenti che penso siano tipici della tradizione orientale. Adesso non vorrei sbagliarmi. Comunque, il martellone ha ben tre forme. Quella che usiamo sempre, ovviamente, è la più potente, vi conviene usarla anche a voi. Perché l'onda d'urto sarà in questo modo più forte. Attenti a centrare il nemico. Ah, accidenti, se non esce allo scoperto abbiamo ben poche possibilità di colpirlo. Eccolo qui! Forza! Addio, caro nemico! Bam! Morto! No! Epic fail! Un altro fiasco! Eccolo, questa volta sarà la volta buona. Perfetto! E abbiamo eliminato quindi anche questi strani nemici. Ottimo! Che nascondevano semplicemente delle belle stelle. Ma non temete, ormai abbiamo quasi finito questo livello. Mi preoccupa soltanto la dimensione di Phoenix Ferix, perché con il ghiaccio potrei soltanto immaginare i giochi ripugnanti del nostro caro amico. Bene, la strada è spianata e adesso superiamo quindi questo breve pezzo. A quanto pare, signori, il livello è quasi giunto al termine. Prendiamo di nuovo la mira e diciamo addio anche a questi strani nemici. Ecco fatto. Vedete, comunque sì, questi pezzi sono veramente divertenti. Io la prima volta che ho visto il potere martello mi brillavano letteralmente gli occhi. Però poi dopo un po', sì, dopo un po' forse diventa banale. Peccato che non si possono prendere normalmente, no? Dovrebbero inventare una specie di modo per farlo ottenere nei livelli comuni. Magari assorbendo due poteri in particolare, sarebbe un'idea. Comunque si apre subito la frattura dimensionale verso una dimensione a noi ignota. Siamo pronti per eliminare ancora una volta il nostro caro, carissimo amico? Che lo sa? Oh no, accidenti, signori, sono i livelli con la chiave. Ah, questi veramente sono molto complessi. Ne ho veramente una memoria orribile, perché questo gioco, avendolo già completato, più o meno mi ricordo i vari frangenti, i vari livelli.
E devo dire che c'era un certo punto veramente complicato. Speriamo che non sia ora. Aspettate, prendiamo la rincorsa. Forza, signor Lora. Bene, anche questa porta è aperta. Ma però mi sembra veramente tutto troppo facile. Usiamo il mega assorbimento e risputiamo il povero nemico. Vediamo un po'. Ah, vedete, adesso sì, inizia ad esserci la difficoltà. Vedete tutti i nemici. Dio signore, ce la possiamo fare. Prendiamo quindi adesso il cannone. Attenzione, attenzione. Il cannone può essere un momento alquanto autodistruttivo. Coraggio, ce l'abbiamo quasi fatta però. Manca veramente pochissimo. Dai, 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 superato questo pezzo non resterà più niente del nostro caro livello. Coraggio, usiamo il cannone ancora una volta. Attenzione, signore, attenzione, attenzione. Prendiamo bene lo slancio. E... oddio, ce l'abbiamo quasi fatta. Bene, missione compiuta, signori. Il cannone è finito, però anche il livello. Siamo salvi. E questo vuol dire solo una cosa. Faccia a faccia contro il signor Phoenix Felix. Potere ninja e potere lancia uniti per un mix bestiale. Quale potere avrà assimilato questa volta il signor Phoenix Felix? Oddio, sembra avere un cattivo smalto. Forse ha mangiato, non lo so, una cosa ripugnante, una cosa... Guardate il suo colorito verdognolo. Sembra veramente strano. Forse spara soltanto delle palle tossiche come novità. Ah no, fa anche la scarica elettrica, vedete? Però niente veramente di così difficile, signori. Basta dargli un po' di frecciate, un po' di colpi e... i suoi attacchi alla fin fine sono sempre gli stessi. E addio, dolce Phoenix Felix. Ci vedremo nella prossima frattura dimensionale. E così, signori, otteniamo tutte le sfere di energia del livello 4-2. Ancora una volta il nostro compito per questi livelli è terminato. Ci avviciniamo poi sempre alla fine del mondo 4, il Monte Meringa. Allora, a questo punto sì, il livello dovrebbe essere veramente quasi finito ormai. Dovremmo soltanto superare le varie porte ed ecco qui la porta di fine livello. Forza! 1, 2, 3... Saltiamo, prendiamo bene la coordinazione, saltiamo in alto. Bene, secondo e quarto livello, va bene, comunque abbiamo vinto una discreta quantità di monete. E anche per questa volta, signori, ce l'abbiamo fatta, missione compiuta. Vediamo un po', e abbiamo sbloccato, signori, il terzo livello del Monte Meringa. E per questa puntata di Kirby's Adventure Wii è tutto, alla prossima!